chiodo sia la pizza che l'uomo. Primo concorso internazionale strumenti a fiato, Città di Fano entra nel vivo grazie anche all'appoggio della Fondazione Carifano. Sì, questo è un concorso internazionale, quindi Fano per qualche giorno per quanto riguarda il settore dell'arte è al centro appunto dell'attenzione a livello internazionale, perché insieme all'Associazione Arte e Musica è stato deciso di indire appunto questo concorso di strumenti a fiato a favore dei ragazzi e quindi per fare una selezione dei giovani al di sotto dei 35 anni, quindi per cercare di scovare nuovi talenti. 33 domande significano che c'è stato un grande interesse, da dove provengono i partecipanti e i candidati? Sì, questo è appunto il primo concorso e non vi nascondo che insomma, avevamo anche qualche timore che non fosse così apprezzato, invece ci sono state 33 domande e ci sono partecipanti non solo dall'Italia ma ci sono anche due partecipanti dall'estero, quindi veramente è diventato un concorso internazionale. Sono state fatte delle selezioni, intanto una prima selezione, e i prossimi giorni proseguiranno altre selezioni per arrivare poi ai tre candidati che faranno il concerto domenica alla Chiesa di San Domenico. Io penso che il successo in termini di partecipazione di questi candidati sia dovuto anche alle persone di primissimo livello, ai professionisti di primissimo livello che fanno parte della giuria. Quindi poi nella conferenza stampa e nel comunicato si daranno anche i nominativi di questi professionisti che hanno un valore internazionale. Grande successo per il primo concorso internazionale dedicato al clarinetto, con adesioni non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Sì, sinceramente non ce l'aspettavamo, perché in genere quando si inizia un concorso, la prima volta, almeno sentendo gli esperti in questo campo, 10-12 iscrizioni già è un grande successo. Noi ne abbiamo avuti 33, 30 italiani e uno spagnolo, un finlandese e un greco, quindi è stata una cosa incredibile che ci ha riempito di orgoglio, questo sicuramente. La valutazione viene fatta io sono il presidente di giuria, poi c'è Fabrizio Meloni che è il primo clarinetto della Scala di Milano, Enrico Maria Baroni, primo clarinetto dell'Orchestra Nazionale di Torino, della RAI di Torino, Orchestra Sinfonica, poi Giuliano Giuliani che è qui vicino a me, che è stato 40 anni primo oboe del Teatro Comunale di Bologna e il vice direttore del Conservatorio di Pesaro. Questa valutazione la faremo da domani ai 16 che sono andati in finale, che abbiamo già diciamo, selezionato, perché come vi dicevo erano 33, e ne faremo 4 al mattino, 4 pomeriggio per 2 giorni e domenica poi proclameremo i 3 vincitori. Chiodo sia la pizza che l'uomo.